Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV. Siamo qui per parlare di campionato, un campionato sempre più avvincente. A 5 giornate dalla fine, in attesa battuta d'arresto dell'Inter, sconfitta 1-0 dal Napoli con un magnifico gol di Zalagoeta, e le distanze dal Milan si riducono a soli 7 punti. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Meppe, buongiorno ai nostri amici. Parliamo dunque di quest'Inter che sta deludendo e soprattutto sta mancando le attese. Poteva essere un finale di stagione trionfale, invece c'è perfino qualche brivido. Soprattutto perché l'Inter che abbiamo visto ieri sera in azione era la fotocopia riveduta e scorretta della squadra che aveva rischiato di vincere a Torino sul campo della Juventus e che in Coppa Italia in settimana contro la Samp aveva offerto una prova molto orgogliosa. Una squadra borsa, molle, fiacca, che non aveva voglia di battersi e che è stata sconfitta dal bellissimo gol di Zalagoeta, ma soprattutto dalla maggiore determinazione della carica agonistica del Napoli. Ora, è vero che 5 giornate alla fine con 7 punti di vantaggio, l'Inter è padrona del proprio destino e, come ha ricordato Mourinho oggi, basterebbero 3 vittorie su 5 per coronare il sogno scudetto. È altrettanto vero che c'è un Milan che non molla, che è scatenato, che continua a vincere e soprattutto se l'Inter vera è quella che abbiamo seguito in azione ieri, c'è di che preoccuparsi. Ecco, Xavier, ma perché per esempio Mourinho continua a fare giocare in questa fase, per esempio, molto Figo e Vieira che appaiono palesemente bolliti o scarichi? È la domanda che ci poniamo tutti, che abbiamo posto anche oggi su quotidiano.net, perché non si comprende come mai, per esempio, Santon, che è È stato stata la accantonato, grande stranamente. rivelazione, nell'ultimo periodo è stato accantonato. Figo, con tutto il rispetto per un giocatore quasi 37enne, è arrivato. Vieira si fa notare soprattutto per le ammonizioni che rimedia quasi sistematicamente ogni qualvolta entra in campo. E soprattutto la manovra dell'Inter è molto rallentata, per non parlare di Ibrahimovic, che in questo momento non sta giocando bene e io credo che anziché preoccuparsi della sua futura destinazione o degli aumenti di ingaggio che il suo agente presumibilmente andrà a chiedere a Moratti, dovrebbe pensare più alla squadra. Ieri sera Ibrahimovic non è mai stato in partita. Questo è un dato vero e importante, anche perché l'Inter deve assolutamente mettere in cassetto questo unico trofeo che le rimane. E passiamo invece al Milan, che attraverso una fase di gioco molto felice, il rilancio che Ancelotti ha saputo fare di molti uomini e questo fantastico momento di Inzaghi si è riproposto ai massimi livelli, ora insegue a 7 punti. Inzaghi ha segnato 10 gol nelle ultime 15 partite, è tornato a segnare anche Kakà. È vero, ci sono le discussioni su almeno uno dei 2 rigori concessi al Milan dall'arbitro, ma indipendentemente dal fattore arbitrale è un Milan che scopre di salute, è un Milan che sta bene, è un Milan che secondo me è legittimato a compilare la tabella dei sogni, perché nella stessa misura in cui l'Inter è padrona del proprio destino, il Milan fa molto bene ad insistere, ha staccato la Juventus, approfittando della crisi ormai manifesta della squadra di Ranieri. Credo che il Milan abbia dalla sua la forza dei nervi distesi, non ha nulla da perdere. Ci prova, proverà a vincere tutte e 5 le ultime partite e starà a vedere che cosa farà l'Inter. Ecco, in attesa di parlare della famosa sindrome del 5 maggio che l'Inter si augura di non rivivere, ricordiamo che le prossime partite del prossimo turno sono Inter-Lazio, si giocherà sabato, quindi con un giorno di anticipo, e poi Catania-Milan. Dunque un turno che almeno sulla carta potrebbe offrire ai rossoneri qualche speranza ulteriore. Soprattutto se la Lazio non sarà quella che è stata battuta in casa ieri dall'Atalanta, con pieno merito per i neroazzurri, era una Lazio visibilmente scarica dopo la grande impresa in Coppa Italia firmata in casa della Juventus. Però io penso che se dovessimo rivedere, per esempio, la Lazio di Torino in Coppa Italia con la Juventus, o la Lazio che ha battuto il Genoa Marassi, penso che sabato l'Inter dovrà dare il meglio di sé e credo che lo darà perché la squadra di Mourinho ha sempre bisogno di essere messa sotto pressione. Di grandi sollecitazioni. Grazie Xavier Iacobelli. Grazie a te, Bertoli. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.